Sanguinario serial killer che terrorizzò New York alla fine degli anni 70. Lui sosteneva di uccidere perché sentiva una voce che gli ordinava di compiere questi omicidi proprio nella sua mente. E non è l'unico. Sono in tante persone che affermano di sentire le voci. Spesso queste voci sono innocue, ma in altri casi purtroppo non è così. Il 2 ottobre 2011, durante la messa del mattino nella chiesa di Sant'Andrea a Viareggio, un uomo si alza in piedi e si strappa gli occhi con le proprie mani. L'uomo portato d'urgenza in ospedale dichiarerà di aver compiuto questo folle gesto spinto da una voce che gliel'avrebbe ordinato. Immaginate di non essere mai completamente soli con voi stessi. Immaginate che la vostra mente sia popolata da voci. Voci che vi dicono quello che dovete fare. Le voci mi dicevano di uccidere. Titola così, un articolo di Cronaca Nera del 2010. E questo, purtroppo, non è che il primo di una lunga serie. I quotidiani sono pieni di fatti di cronaca come questo. Il più recente è quello di Aldo Bianchini, un uomo di origini scozzesi, che lo scorso 2 ottobre, a Messa, si è strappato gli occhi in preda ad un raptus. Ufficiale, chi sente le voci come nel caso di Aldo è affetto da una forma di patologia psichica. Ma fino a dove la scienza ufficiale è in grado di spiegare un fenomeno come questo? Esiste forse un'altra ipotesi che contempla il mondo paranormale? Il sentire le voci spesso è associato alla schizofrenia, un disturbo mentale che è curato con la medicina tradizionale. Ma c'è forse un'altra ipotesi? Lo chiediamo a Bruno Renzi, uno psichiatra milanese, che da anni studia il fenomeno degli uditori di voci attraverso il metodo dell'ipnosi regressiva. Dottore, lei era a conoscenza del caso di Aldo Bianchini? Da quel pochissimo che era descritto sui giornali sembra che si trattasse di una psicosi depressiva con tutta una serie di idee di colpa. Sembra che questo signore abbia detto, poi alla madre, questo è il castigo di Dio ed è stata una voce che mi ha ordinato di farlo. Quindi riguardo appunto le persone che soffrono di questo disturbo, udire le voci, quali opzioni si possono fare a parte la patologia psichica? Ci sono tutta una serie di fenomeni che sono sempre stati descritti un po' nella storia, con tutti quei fenomeni di trance oracolare, per esempio in Grecia, in tutta la civiltà egizia e mesopotamica c'erano fenomeni di questo tipo, tutte le trance medianiche o le trance sciamaniche, oppure anche una normale trance attraverso l'ipnosi. Quindi in questi soggetti a volte può accadere che le persone possano ascoltare tutta una serie di messaggi, o di voci comunque, che veicolano una serie di informazioni veramente molto evolutive dal punto di vista etico. Come si può raggiungere questo stato di trance, questo stato di collegamento appunto con gli spiriti? Quello che si può fare è che e a volte accade, credo che molte persone lo fanno, ci utilizzano delle trance ipnotiche molto profonde. Ed esistono delle tecniche che consentono di poter elicitare o evocare fenomeni di questo tipo che in un certo tipo di cultura esoterista o spiritualista sono indicate come canalizzazioni. Secondo lei chi e cosa sono queste entità? Si può parlare di spiriti guida, possiamo parlare di dimensioni altre che veicolano molta intelligenza e questo può raggiungerci e può aiutarci nel nostro percorso evolutivo. Quello che c'è di certo è che noi non abbiamo nessuna validazione dal punto di vista scientifico, no? Quindi dobbiamo rifarci a quello che è l'esperienza della storia un po' dell'umanità. La ringrazio, dottore. Prego, grazie a lei.
pazzesco, basta fare una breve ricerca. Alcuni editori di voci si trovano proprio qui, a Milano, e noi stiamo per ascoltare in esclusiva l'incredibile testimonianza di uno di loro. Non c'è nessuna cospirazione, John. Non c'è nessun William Parcher. Non è reale, è solo nella tua mente. Qui con noi c'è Daniele, un uditore di voce. Daniele è qui per raccontarci la sua esperienza. Naturalmente, per motivi di privacy, ha deciso di mantenere la sua identità celata. So che hai iniziato a sentire le voci intorno ai 17 anni. Sì, 17 anni, giusto. Com'è andata? Com'è successo? Era il primo anno di università, stavo andando appunto in università e ho sentito una voce femminile che mi diceva vai in biblioteca. La voce non era particolarmente minacciosa o cattiva. Quindi praticamente non sapevi bene che cosa fosse? Ma era più un indicatore di come mi sentivo veramente. Si arrabbiava se non mi comportavo nel modo giusto oppure se ricevevo delle ingiustizie. Ma tu eri spaventato? No, ti ripeto, pensavo fosse una cosa normale. E poi cosa è successo? Poi lo dissi a un mio amico, il quale impaurito mi consigliò di farmi vedere da uno specialista, e quindi finì in un ospedale psichiatrico dove incominciai a prendere psicofarmaci. Io sinceramente non credevo assolutamente di essere pazzo, non sentivo una persona normale, ma entrai in una specie di tunnel dal quale feci poi molta fatica a uscire. Ma chi sono queste voci e che cosa volevano da te? Oltre alla voce tranquilla che femminile che sentivo all'inizio, pian piano incominciai a sentire diverse altre voci, arrivarono fino a 12. La più forte e minacciosa era quella di un uomo. All'inizio ne sentivo solo la voce. Una bella notte, mentre ero in ospedale, dopo 2 mesi che ero dentro, mi svegliai ed ebbi l'allucinazione di un uomo altissimo, con un mantello nero, un uncino al posto della mano. Mi sembrò di essere un film dell'orrore. Quindi 12 voci, ma che cosa volevano esattamente da te? In particolare quella dell'uomo, che era la voce più minacciosa e dominante, mi chiedeva di seguire le sue istruzioni, e queste mi avrebbero permesso di stare meglio, e l'istruzione era di carattere autolesivo, e io mi tagliavo, seguivo le sue istruzioni o lui mi minacciava cose orribili. Le allucinazioni uditive sono conosciute da millenni nella cultura occidentale. Pensate che addirittura gli antichi greci lo consideravano come un dono, una sorta di illuminazione di cui erano dotati solamente gli oracoli, in grado appunto di sentire le voci degli dei. Spesso in passato chi sentiva le voci è stato considerato un folle o un indemoniato. Eppure, guardando la storia, c'è una lunga lista di personaggi famosi che le udivano e ne traevano ispirazione. Socrate e Giovanna d'Arco ascoltavano gli spiriti nella loro testa. Lo stesso accadeva al poeta Rainer Maria Rilke, allo psicanalista Gustav Jung e al pittore Andy Warhol, solo per citarne alcuni. Forse gli uditori di voci non sono solo casi clinici, forse sono persone dotate di un animo più sensibile, in grado di vedere e sentire cose che spesso all'apparenza della realtà ci sfuggono. Questo noi non lo sappiamo, la mente rimane tuttora un mistero e che la scienza non è ancora stata in grado di darci una risposta definitiva. Secondo alcuni, semplicemente, la risposta non esiste.